Giù le mani dalla Livesi di Itteri, è questo il messaggio lanciato stamattina dai sindaci amministratori del Coros, che hanno organizzato un sito di protesta contro la chiusura del centenario presidio ospedaliero, vuotato dai recenti provvedimenti regionali. La Lungodecenza è stata trasferita a Tiesi, il personale della Livesi a potenziare il reparto Covid di Alghero. Una chiusura che i sindaci, soprattutto quello di Itteri, temono che da temporanea possa diventare definitiva. Uno smantellamento dei presidi sanitari periferici portato avanti dalla politica da anni, che preoccupa un po' tutti. Abbiamo sentito i sindaci di Itteri Antonio Sau, il sindaco di Usini Antonio Brundu e quello di Florinas Enrico Lobino. Uniti in rappresentanza dei nostri concittadini e dei cittadini del territorio che sono preoccupati di un accorpamento, quindi la chiusura della Lungodecenza di Itteri che non è stata preannunciata, non è stata condivisa e che crea oggi ansia e preoccupazione per il futuro della Livesi. Da Usini per ribadire lo stesso messaggio, perché questi sono servizi alla sanità, alla salute, alla persona e sono essenziali, sono cose ovvie che solo chi purtroppo molto spesso sta un po' più in alto a livelli governativi non capisce. Smantellare un presidio di questo tipo significa colpire duramente un territorio come il nostro. Florina si unisce come paese del Coros alla protesta del comune di Itteri e di tutto il territorio per la chiusura sconsiderata della Lungodecenza di Itteri. Questa chiusura è a seguito di altre chiusure che hanno colpito il territorio, come le guardie mediche, i centri prelievi e tutti gli altri servizi. La salute è un bene comune, la salute va tutelata. Grazie.